Con un gran trotta quest'oggi visto al Miramare, il Manfredonia batte 5-1 il Canosa e scavalca velocemente la classifica fino a ridosso dell'United Sly. Un Manfredonia che è sceso in campo e dal primo minuto ha subito messo le cose in chiaro dicendo a tutti che la partita la voleva vincere e chiuderla nel minor tempo possibile. Infatti già al secondo minuto Granatiero scende sulla destra e calcia con un tiro che finisce di poco al lato. Al quarto l'Annunziata chiede un calcio di rigore per atterramento da parte del portiere ospite, ma non è dello stesso a parere l'arbitro che concede il corner. Al sesto gol annullato all'Annunziata per fuorigioco dello stesso attaccante Sipuntino. 24esimo minuto, palla in aria messa da Granatiero, nessuno aggancia per deviare a rete. 29esimo è il momento del vantaggio del Manfredonia. Trotta conquista palla a centrocampo e serve Recchia sulla destra. Lo stesso numero 10 scende di pochi metri e restituisce la palla al centro area al numero 7 Bianco Celeste che in piena area di rigore trafigge il portiere ospite Crisantemo per il vantaggio Sipuntino. Al 34esimo minuto c'è il raddoppio del Manfredonia, Trotta viene atterrato in area e l'arbitro decreta il calcio di rigore che lo stesso attaccante trasforma, 2-0 per il Manfredonia. 38esimo minuto, Ciccarelli sbaglia un'occasione ghiotta da rete tirando fuori da buona posizione. Al 43esimo minuto si vede per la prima volta il Canosa in area bianco-celeste, con un'incursione dalla destra, ma Simone libera. Nella ripresa al nono minuto è ancora il Manfredonia in avanti, Trotta serve un'ottima palla all'Annunziata che a pochi passi dal portiere tira addosso all'estremo difensore canosino. Sul capovolgimento di fronte arriva il gol del momentaneo 2-1 da parte del Canosa. In aria si trova solo Di Giovinazzo che con un tiro scavalca il portiere Ciribe e mette la palla nell'angolo più lontano. 13esimo minuto, ancora Canosa pericoloso con Di Giovinazzo che su punizione impegna severamente l'estremo difensore Sipuntino Ciribe che si supera e devia la palla in calcio d'angolo. Al 14esimo ancora Trotta protagonista con un ottimo diagonale che non lascia scampo al portiere ospite, 3-1 per il Manfredonia. 26esimo minuto, Manfredonia ancora in gol, Recchia per Simone che di testa mette alle spalle del portiere Crisantemo. 33esimo, punizione per il Manfredonia per fallo su Ciccarelli. Si incarica del tiro la Borragine, ma la sua conclusione termina contro la barriera ospite. A pochi minuti dalla fine arriva anche il nuovo gol di Trotta sul calcio di rigore per il suo poker personale. Non succede dopo più nulla, il Manfredonia con questo 5-1 ha la meglio su una squadra che prima di questa gara sulla carta era accreditata tra quelle difficili da battere. Ora il Manfredonia Calcio sale a quota 24 punti, a meno un punto dallo United Slide.